Ciao ragazzi, bentornati nel mio corso di inglese. In questa lezione vi spiegherò in brevissimo tempo, ma in maniera del tutto efficace, come formare ed utilizzare il past simple. Iniziamo dicendo che questo tempo verbale si utilizza in inglese per descrivere azioni compiute in un momento concluso del passato. La forma affermativa si costruisce con il passato del verbo, cioè aggiungendo ed all'infinito dei verbi regolari. Da notare come invece sia necessario far riferimento alla tabella dei verbi irregolari per formare quindi il relativo passato. Per le forme negative ed interrogative, invece, si dovrà utilizzare il verbo ausiliare do posto al passato, ovvero did per le forme interrogative o didn't per quella negativa, seguito dall'infinito. Un qualsiasi verbo italiano posto al passato prossimo, per esempio ho mangiato o sono andato, o al passato remoto, per esempio ebbi o giocai, quindi riferito ad un'azione svoltasi in un momento concluso del passato, si tradurrà in inglese con il past simple. La forma affermativa si formerà quindi con soggetto più verbo infinito più ed, o seconda colonna del paradigma per i verbi irregolari, più eventuali complementi. Esempio, I played a game of tennis yesterday. Ho giocato una partita di tennis ieri, azione che si è svolta in un momento concluso del passato. Play, verbo regolare, quindi aggiungiamo ed. Un altro esempio, I got up at 7:30 this morning. Mi sono alzato alle 7:30 stamattina, azione che si è svolta in un momento concluso del passato. Get, verbo irregolare, seconda colonna del paradigma sarà got. Forma interrogativa sarà did più soggetto più verbo all'infinito più eventuali complementi. Un esempio potrà essere: Did you go to the cinema last Sunday? Sei o siete andato o andati al cinema la scorsa domenica? Domanda inerente ad azione che si è svolta in un momento concluso del passato. Forme negative sarà soggetto più did più not più verbo infinito più eventuali complementi. Un esempio potrà essere: I didn't have breakfast this morning. Non ho fatto colazione questa mattina. Azione riguardante un momento concluso del passato. Anche oggi, in pochissimi minuti, siamo riusciti ad apprendere il significato e l'utilizzo di una forma verbale estremamente importante della lingua inglese, il past simple. Spero che anche questa lezione vi sia risultata estremamente utile e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, bentornati al mio corso di inglese. Oggi vi spiegherò in brevissimo tempo, ma in maniera del tutto efficace come sempre, come formare ed utilizzare il past continuous. Allora, cominciamo dicendo che si utilizza per descrivere in inglese un'azione che si stava svolgendo o si svolgeva in un determinato momento del passato. La forma affermativa si formerà con soggetto più to be al passato più gerundio. Un esempio potrà essere: I was sleeping when the phone rang. Stavo dormendo o dormivo quando ha suonato il telefono. Primo verbo al past continuous e il secondo al past simple. Forma interrogativa si formerà con to be al passato più soggetto più gerundio. Un esempio potrà essere: Were they playing the piano when I called them yesterday? Stavano suonando o suonavano il pianoforte quando li ho chiamati ieri? Primo verbo al past continuous e il secondo, come sempre, al past simple. La forma negativa si formerà con soggetto più to be not al passato più gerundio. Un esempio sarà: We weren't playing well, so we lost the game. Non stavamo giocando o giocavamo bene. Quindi abbiamo perso la partita. Primo verbo col past continuous e il secondo col past simple. Anche oggi, in pochissimi minuti, siamo riusciti ad apprendere il significato e l'utilizzo di una forma verbale estremamente importante della lingua inglese, il past continuous. Spero che anche questa lezione vi sia risultata estremamente utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!